A volte penso anche di aver preso una botta in testa, di essermi svegliato adesso e di non comprendere questo mondo. Stava facendosi arachiri. Benvenuti al Cinema Samuele. 10 canzoni che sembrano piccoli film, 10 storie che sembrano colonne sonore, 10 racconti di riscatto, di luce improvvisa. Il cinema è stato la fonte di ispirazione principale della mia vita, molto più della letteratura. Una ragazza tanti anni fa mi disse che le mie canzoni erano come dei film per non vedenti e io questa cosa qua l'ho vista proprio come una descrizione commovente del mio lavoro. Canzoni d'amore altamente nocive. Il nuovo album di Samuele Bersani arriva dopo 7 anni dall'ultimo, un lungo blackout dovuto alla fine di un suo grande amore. Non ti nascondo che abbia provocato un dolore così forte. Probabilmente è anche legato al fatto che ho scritto tanti sms a questa persona, forse avevo inaridito la mia creatività, ho scritto troppi sms. E sostituiti alle canzoni? Sì, c'è stato questo rischio. Davanti a uno specchio di carta argentata, penso, guarda che fisico. Oggi è il tuo compleanno, auguri. Grazie. Sono 50. Eh sì. Che differenza c'è con i 20? Beh, non ero più vanitoso a 20 anni, credo di aver perso tutta la mia vanità, non so quando sia successo, però mi rendo conto di vivere in un mondo che è molto più vanitoso di me, dove si riverbera il quotidiano con un po' di sfrontatezza, un po' di esibizionismo. Assolutamente, sì, il mondo è assolutamente andato più veloce di me.